Quattro arresti a Milano, quattro egiziani che gestivano una vera e propria agenzia immobiliare clandestina all'interno delle case popolari del quartiere San Siro. Il gruppo controllava 800 appartamenti, prevalentemente alloggi vuoti in attesa di assegnazione. Talvolta le vedette occupavano le case anche a chi si allontanava per qualche giorno. Basta trascorrere una notte tra San Siro, Ciambellina e Lorenteggio per capire quanto il racket delle occupazioni sia ormai consolidato. Alcuni comitati del quartiere Lorenteggio ci hanno appena segnalato che è in corso in questo momento un tentativo di occupazione di un alloggio popolare. Hanno occupato ancora per seconda volta lo stesso alloggio. Guardate come l'hanno conciato, questo è stato quattro volte aperte. Cominciate a uscire! Cominciate a uscire! Cominciate a uscire! Adesso comincia la bella stagione e abbiamo iniziato praticamente a non dormire più e sappiamo, siamo coscienti che da qui in poi sarà un tour de force, ogni sera ci spetterà questo giro. Ci sentiamo sempre il rumore e noi scendiamo sempre a bloccare questi delinquenti. Ha paura. Come si fa a vivere così? Guarda che cosa c'è. Questi sono attrezzi per spaccare le porte. La miseria. Questi ce li portiamo via noi, però. Questa era la casa dei gatti, diciamo, dove mettono sì, il cibo per i gatti. Sì, dove i gatti dovrebbero vivere. E hanno nascosto questi che sono martelli, attrezzi per una trancia e l'altra non so che cos'è. Sì, deve un tipo un attrezzo da scasso comunque. Questi ce li portiamo anche via, perché noi poi io li consegno poi tutti quanti al commissariato. Per questa notte, residenti e comitati anti-racket sono riusciti a bloccare le occupazioni. Due tentativi nel giro di poche ore, nello stesso condominio. Questa per voi è una notte come tante altre. Sì. Allora, io sono un po' fissato su queste occupazioni. Ci sono tre tipi di occupazioni, mettiamola in maniera semplice. Le occupazioni borghesi. Si affitta un appartamento a qualcuno, dopo un po' quel qualcuno non paga e per far uscire quel qualcuno da quella casa ci vuole molto per farlo uscire. Ci sono le occupazioni sociali, proletarie, quelle dei centri sociali che prendono dei palazzi dismessi e decidono che quei palazzi sono loro e anche da lì non se ne esce. E poi ci sono le occupazioni proletarie, come si sarebbe detto forse in un'altra epoca, la guerra tra poveri, l'avete appena visto nel pezzo di D'Aloisio, cioè quelle case popolari per cui non si può mancare una notte per cui in maniera criminale vengono occupate quelle case. Insomma, in un paese in cui la casa è un problema, si può risolvere attraverso l'occupazione e la violazione della proprietà privata o pubblica? Secondo me no.